L'emozione di volare sulle cime del Pollino, guardando da lontano il corso del Sarmento e lo splendido panorama che si apre intorno all'antico borgo di San Costantino Albanese, sta coinvolgendo sempre più persone. Lo dimostrano i numeri che, pur nel breve periodo estivo, ha messo a segno il volo dell'Aquila, l'attrattore turistico di San Costantino Albanese che permette, grazie a una sorta di deltaplano a forma di aquila, di volare per oltre 1000 metri, sospesi a 850 metri d'altezza, a una velocità di 80 km orari. Un'ebbrezza unica, che ha coinvolto già migliaia di persone che raggiungono il piccolo centro della Val Sarmento per farsi portare sulle ali dell'Aquila del Pollino. Certo, le condizioni meteorologiche non hanno aiutato la stagione estiva 2014, ma nel solo mese in cui è stato possibile volare tra luglio e agosto sono stati staccati ben 2200 biglietti, per una media di circa 100 persone al giorno, considerando i giorni di apertura. I gestori dell'impianto non intendono arrendersi alla fine dell'estate. Incrociando le dita con il naso puntato verso il cielo, hanno programmato la regolare apertura per tutti i giorni, anche per il mese di settembre. Anche l'autunno che è alle porte dovrebbe essere un alleato più che un avversario. In progetto c'è il collegamento fra l'offerta dell'attrattore e le sagre delle castagne, che in questo periodo sono occasione di arrivo di molti turisti. Infine, l'inverno. Anche Sua Maestà il Freddo potrebbe essere un'occasione di lancio per l'Aquila delle Vette. Guardare dall'alto le cime imbiancate del Pollino dovrà essere uno spettacolo a dir poco favoloso. Per questo il gestore Fabio Limongi, uno che di neve se ne intende essendo maestro di sci, sta pensando all'equipaggiamento giusto. Giubbotto, occhiali e copricapo, e sull'Aquila del Pollino si volerà anche durante i mesi invernali, con apertura dell'impianto solo nei fine settimana. Intanto, sempre più visitatori si godono l'ebbrezza del volo in questo scorcio d'estate, che tra una pioggia e l'altra riserva squarci di sole e una luce splendida, che accarezza paesaggi di rara bellezza.